Salve a tutti ragazzi, bentornati su X-Tiles. Oggi sono in compagnia di Alessandro e vi mostreremo un paio di giochi della nostra collezione che vi abbiamo fatto vedere in passato. Marco giocherà contro di voi, per modo di dire, una partita a Mill, che è uno dei giochi più recenti che abbiamo spiegato nel canale. Tra l'altro, come al solito, ve lo linko qui in alto se volete andare a vedere come si gioca. Mentre io invece farò una partita a Dama Cinese. Vi linko qui il nostro video tutorial, che è un po' più vecchio di quello di Mill, e che ha riscosso molto successo in passato nel nostro canale, e non abbiamo mai avuto l'occasione di far vedere una partita del gioco, quindi oggi recupereremo un pochettino. Chiaramente entrambe le partite verranno velocizzate per evitare che il video duri 4 ore. Ora giocheremo a Mulino, o Mill, o Nine Mans Morris, che è la versione più classica. Come vi abbiamo spiegato nel video, se volete giocare a 12 Mans Morris o altre varianti, fatelo, il meccanismo sarà totalmente analogo. Allora, voi sarete interpretati dalla nostra cameraman Giorgia, che Ciao. avete visto nel video di Mexican Train, e quindi purtroppo per me non c'è scampo. Abbiamo creato artigianalmente la nostra tavola da mulino, abbiamo utilizzato le pietre del Goban per fare le nostre pedine. Ovviamente potete utilizzare ciò che avete a casa e basta un foglio di carta e un po' di fantasia per raccattare delle pedine in giro. E visto che sono un gentiluomo, vi lascio la prima mossa. Per un pelo ho vinto io e ora vediamo un'altra partita come va. Thank you.
questa partita è andata disastrosamente. sì. E C'è poco da dire, penso. è capitato. Si è sempre obbligati a muovere e quindi prima o poi. Non so se ti saresti potuto salvare in qualche modo, sinceramente, perché cioè, casualmente mi erano messe in una posizione tale per cui ti potevo beccare Sì. facilmente. Vabbè, GG. A questo punto, senza indugiare troppo, iniziamo subito la nostra partita a dama cinese. L'unico motivo per cui non la giochiamo in tre è per una questione di bilanciamento, poiché la versione a tre giocatori è l'unica in cui i giocatori non hanno un giocatore opponente opposto, mentre invece in due giocatori si gioca faccia a faccia. Comunque adesso lo vedremo. Stiamo sistemando la tavola, io giocherò con gli arancioni e Giorgia giocherà con i blu. Come potete vedere siamo uno contro uno, faccia a faccia, io dovrò muovere i miei pezzi da qui a lì e lei viceversa, ovviamente. La tavola ve la ricorderete sicuramente dai nostri video della Dama Cinese, la nostra piccola tavolina. Non giochiamo in tre per il semplice motivo che in tre persone, sì, è comunque divertente, però i giocatori non hanno l'opponente, come si dice, l'oppositore, cioè Avversario. l'avversario, sì, si giocherebbe uno qui, uno qui, uno qui e queste altre tre punte rimarrebbero vuote. Il gioco è comunque è divertente, è solo leggermente differente. Possiamo cominciare? Sì. Perfetto. Chi comincia? Puoi andare tu se vuoi. Beh, non mi aspettavo di vincerla, si vede che la tua fortuna ultimamente si è un po' smorzata. Vabbè, capita. Comunque bella partita. Non vuoi la rivincita, vero? No, no, bene così. Perfetto. Bene, è stato un po' più rilassante allontanarsi dai tutorial per una volta e fare un paio di partite così in tranquillità. Grazie a tutti per aver guardato. Ricordatevi che se avete dei dubbi o delle curiosità, potete scrivercele nei commenti. Ovviamente ricordatevi di mettere un mi piace o iscrivervi.
o fare le campanelline, quelle cose che sapete dopo tutto, no? E vi lasciamo al prossimo video, direi. Sì, sì, dice. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Dillo tu, Ray. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, perfetto.